Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca, ancora un incidente stradale ad Arezzo. Poco prima delle 10 di questa mattina un uomo di 84 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scott di Siena dopo essere stato investito da un'automobile. L'episodio è avvenuto in via Romana. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza con un'ambulanza della Croce Rossa. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge. E i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono invece intervenuti questa notte lungo l'autostrada 1 per l'incendio di un mezzo pesante che trasportava derrate alimentari. Il tratto interessato è stato quello intorno al chilometro 346 in direzione sud tra Valdarno e Arezzo. All'arrivo della squadra le fiamme avevano avvolto completamente la motrice, la parte anteriore del rimorchio. L'autostrada è stata chiusa per un po' in direzione sud per permettere le operazioni di soccorso per poi essere riaperta a corsia ridotta. Sul posto anche la polizia stradale, il personale della società Autostrade e un carro pesante per la rimozione del mezzo coinvolto. Nessuna persona fortunatamente ha riportato conseguenze. E adesso cambiamo argomento, parliamo del Forum Risk Management, oggi ultimo giorno per la 18ª edizione. C'era per noi Greta Settimelli. Sono tante le sfide che dovrà affrontare la sanità pubblica, molte di esse sono state sviscerate, discusse, poi si è arrivati anche a delle proposte proprio qui ad Arezzo, al 18º Forum Risk Management in Sanità. Il focus della giornata conclusiva è stato sul cosiddetto welfare di comunità, integrazione cioè dei servizi socio-sanitari, una sfida resa sempre più complicata da quella che, nonostante gli annunci del ministro, sembra essere una coperta sempre corta. È il senatore Francesco Zaffini, presidente della 10ª Commissione Affari Sociali e Sanità, che si occupa anche di previdenza, ad esternare i suoi dubbi. Per quanto denaro noi continuiamo a mettere nella sanità pubblica, il serbatoio è bucato. La spesa in sanità, contrariamente a quello che viene raccontato, non è spesa, è investimento, perché si investe nella salute dei cittadini e quindi si deve agire col criterio dell'investimento, cioè tenere ben presente ex ante l'opportunità della spesa ed ex post i risultati, gli esiti. Dello stesso avviso anche Matteo Biffoni, presidente dell'ANCI, che dubita fortemente che le risorse così gestite possano sopperire ai bisogni. Diciamo, mi sembra che una buona parte di quelle risorse sono state allocate, vanno giustamente, doverosamente, legittimamente per il rinnovo contrattuale che è dovuto per legge. Se togliamo quello non avanza sto granché. Purtroppo, nonostante i proclami, c'è un taglio secco alle risorse per le regioni sui servizi sanitari. È un problema. Usciamo dal Covid con tutte le difficoltà che questo ha comportato. Abbiamo visto gli angeli, eccetera, abbiamo raccontato di un servizio sanitario nazionale che deve diventare sempre di più fiore all'occhiello e macchina egregiamente oliata per andare bene, e invece poi le risorse mancano. Dal forum escono quindi proposte e soluzioni che possano difendere e riformare il nostro sistema sanitario pubblico per renderlo ancora più vicino al cittadino. Tutte le sessioni, come avete visto, sono state popolate da tante genti, 1100 relatori da tutta Italia. Sono contento che il ministro che ha parlato ieri ci abbia dato appuntamento al Ministero per portare i risultati del forum, e noi lo faremo tra gennaio e febbraio. Una grande opportunità, perché no, anche economica, per la città di Arezzo. Mi auguro che le autorità i cittadine sappiano apprezzare questo, perché il forum, che cresce sempre di più, ha bisogno di avere attorno a sé una comunità aretina, prima di tutto le istituzioni, che ci aiutano a rendere questo evento sempre più importante. E oggi c'è stato anche un focus sulla professione infermieristica con le problematiche che sta affrontando. Ne abbiamo parlato con la presidente della FINOPI. Arriviamo veramente a quello che qualcuno sta dicendo, che l'Italia non è più un paese per infermieri, perché poi abbiamo questo paradosso. Abbiamo almeno 30.000 infermieri nostri italiani formati in Italia che lavorano all'estero.
molto ricercati per l'elevata qualità formativa, e quindi noi italiani regaliamo questi professionisti dopo che li abbiamo formati ad altri paesi e poi andiamo alla ricerca di altri professionisti da altri paesi. È la presidente nazionale della FNOPI, Barbara Mangiacavalli, ad entrare nel cuore di uno dei problemi più importanti della nostra sanità pubblica, uscito durante la 4 giorni del Forum Risk Management ad Arezzo. Gli infermieri mancano, non da adesso. Mancano da almeno 20 anni, a momenti periodici viene registrata una carenza importante di infermieri, e questa carenza affonda le radici veramente molti anni fa in errori di programmazione, in errori anche di costruzione dei percorsi di carriera che non esistono, in errori legati alla definizione di modelli organizzativi, modelli assistenziali, ma anche modalità regolatorie che da quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale non si sono mai modificate, quindi parliamo di 45 anni fa. Nel frattempo però in questi 20 anni gli infermieri si sono qualificati, ormai abbiamo una generazione intera di infermieri formati in università che però stanno lavorando con le regole di 45 anni fa, quindi questo da un lato ha comportato il fatto che l'attrattività si sia un pochino ridotta, anche se in realtà molti giovani oggi scelgono ancora la professione infermieristica, ma noi abbiamo la responsabilità di fare in modo che questi giovani poi restino affezionati alla professione infermieristica e si qualifichino sempre di più, come lavorando sulle prospettive di carriera, sulla possibilità di agire a competenze specialistiche, sulla possibilità di essere inseriti in modelli che devono essere rivisti. E all'orizzonte un nuovo impegno, quello della prescrizione infermieristica. Noi stiamo provando a costruire un percorso di una possibile prescrizione infermieristica per quei presidi e quegli ausili che riguardano l'assistenza infermieristica, quindi che sono valutati dall'infermiere all'interno del processo di assistenza infermieristica che l'infermiere pianifica per la persona assistita. E quindi in questo senso non stiamo parlando di farmaci, stiamo parlando di tutto quello che attiene alla presa in carico assistenziale del paziente, e deve essere però costruito parallelamente con un percorso appunto di rafforzamento delle competenze specialistiche e di abilitazione specialistica magistrale per questi colleghi prescrittori, tra virgolette. Una parete della sede dell'Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche di Arezzo dedicata ad una collega che ha speso la sua vita per la crescita del ruolo e della preparazione degli infermieri. L'intitolazione in ricordo di Cinzia Sestini. Il servizio. Un infermiere che è stato in grado di incarnare i principi deontologici su cui si fonda la nostra professione, che sono il rispetto dell'altro, l'accoglienza dell'altro, l'altro che è l'assistito, ma che è il collega, che è il resto dell'equipe, che è il cittadino, ma che anche la famiglia. È stata dedicata a Cinzia Sestini, infermiera aretina, prematuramente scomparsa alcuni mesi fa, una parete della sede dell'Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche. Ognuno di noi, seppure a livelli diversi, si porta dietro un ricordo molto bello di una persona discreta e presente sempre, attenta ai bisogni delle persone, del sistema sanitario della città. Una cerimonia in via Marco Perennio alla presenza di amici, colleghi, familiari e dirigenti. Vedere rispetto a una propria collega la presenza vuol dire prima di tutto che c'è un rispetto alla persona che evidentemente ha dato molto. E in più si comprende come gli infermieri in generale, come cultura professionale, sono molto uniti. E il fatto di che il loro simbolo è rappresentato da due mani che accolgono rappresentano effettivamente la professione infermieristica. Cinzia Sestini, oltre ad essere stata consigliera dell'ordine e anche presidente dell'allora Collegio IPASBI dal 2003 al 2005, ha ricoperto importanti cariche e ricevuto altrettanti importanti incarichi in rappresentanza delle professioni infermieristiche, professione in continua evoluzione, adesso pronta anche ad intraprendere un percorso che potrebbe portare alla prescrizione infermieristica dei presidi sanitari utili nella pratica assistenziale. Questo significa nient'altro che riconoscere le competenze che gli infermieri già hanno e che ad oggi non hanno potere di firma. Pertanto noi ci auspichiamo che dopo i tavoli di confronto che a livello di politica istituzionale e su cui Cinzia si batteva fortemente dandomi suggerimenti costanti, si può ottenere un raggiungimento di obiettivi che fanno bene a tutta la professione.
Adesso parliamo di FIMER. L'attenzione della Regione su FIMER resta alta con l'intento che la società superi la fase concorsuale tutelando tutta la forza lavoro e la sua competitività sul mercato. Per questo abbiamo accolto la richiesta di incontro con i vertici del gruppo Griebel McLaren. A dirlo è Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, che commenta il confronto avvenuto a Palazzo Strozzi Cassacrati con Mark Meioas e Sam Hancock. L'incontro, informa il consigliere, è stato utile a confermare la volontà da parte di Griebel McLaren di mantenere gli impegni già presi e garantire un futuro di sviluppo per lo stabilimento di Terranuova Bracciolini. Fabiani, in costante contatto con le organizzazioni sindacali e con il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, era assistito dalle strutture di arti e unità di crisi. E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Buste per alimenti e volantini dietro le porte dei bagni. Questa è la campagna unitaria contro la violenza sulle donne. Vediamo. Buste per alimenti nei negozi e volantini dietro le porte dei bagni di uffici pubblici, scuole e luoghi di lavoro. Una campagna unitaria contro la violenza sulle donne al motto "Di noi ci siamo". L'iniziativa è dei coordinamenti donne di CGL SP assieme al Pronto Donna. Abbiamo pensato alle scuole, abbiamo pensato ai comuni, abbiamo pensato alla grande distribuzione, alle associazioni, ai sindacati. Abbiamo pensato a questa campagna per rivolgersi direttamente alle donne, offrendo loro in qualsiasi momento numeri telefonici, che il 1522 è il numero nazionale contro la violenza di genere e contro lo stalking, e soprattutto lo 0575 35 50 53, che è il numero dell'associazione Pronto Donna Centro Antiviolenza. Le donne potranno così avere o nel telefono o appuntato questo numero e, speriamo di no, ma se ne avessero bisogno lo hanno sempre in tasca. Buste e volantini da oggi saranno messi a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati che ne faranno richiesta. Un movimento dal basso per contribuire a determinare una nuova coscienza e una nuova consapevolezza. Le nuove generazioni non sono indenni dagli stereotipi culturali che ci sono alla base della violenza di genere. Il femminicidio di Giulia Cecchettin ce l'ha messo proprio di fronte in una maniera che non possiamo non vedere. È questo probabilmente che ha scosso le coscienze e che, a parer mio, in questo momento può avere la valenza di farci passare dall'indignazione all'azione. Gesti concreti, utilizzo di un linguaggio ampio, un linguaggio che non sia aggressivo, che non discrimini. E la Questura di Arezzo ha organizzato un evento che si terrà domani al Valdichiana Village di Fogliano della Chiana, mirato ad avvicinare la comunità e a veicolare un messaggio di informazione e di supporto per combattere il gravissimo fenomeno della violenza di genere. Verrà allestito nella piazza maggiore del village uno stand dove saranno presenti operatori qualificati della Polizia di Stato appartenenti agli uffici specializzati della Questura, nonché figure impegnate nella rete antiviolenza. E torniamo ad Arezzo, perché nella giornata dedicata all'eliminazione della violenza sulla donna ad Arezzo è stata allestita una mostra simbolica nel cortile del Palazzo Comunale. Vediamo. Un abito bianco da sposa, un vestito da sera, un grembiule delle pulizie. Sono alcuni degli indumenti della mostra "Come è rivestita", allestita in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne nel cortile d'ingresso del Palazzo Comunale Aretino. Il titolo dell'esposizione prende spunto dalla poesia "Cosa indossavo" di Mary Simmerling. Gli abiti sono infatti quelli che sono stati indossati dalle donne nel momento in cui hanno subito violenza, con accanto testimonianze delle stesse vittime. La mostra, curata dal Centro Antiviolenza Pronto Donna con il sostegno del Comune di Arezzo, si sviluppa in un percorso narrativo in quattro lingue che resterà aperto sino al prossimo 10 dicembre. Un'esposizione che coinvolge anche i quattro quartieri della giostra del Saracino. L'iniziativa, sottolinea Loretta Gianni di Pronto Donna, nasce per sensibilizzare il pubblico su un tema terribile e sradicare il pregiudizio che la donna avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti. È dunque uno stimolo a riflettere, identificarsi nelle storie narrate e prendere atto di quanto siano comuni gli abiti che le vittime indossavano.
Nuova viabilità in città, in Viale dei Carabinieri è stata aperta la rotatoria. La nuova viabilità di Viale dei Carabinieri darà finalmente una risposta adeguata per rendere più fluida la circolazione intensa che insiste in entrata e in uscita della città, ha commentato l'assessore Alessandro Casi. L'invito è quello di prestare attenzione alle nuove immissioni che regolano la direzione del traffico, ora evidenziate con la segnaletica gialla del cantiere. Ad oggi rimane un intervento in fase di cantierizzazione, in quanto sono da ultimare il braccetto di collegamento tra il raccordo e il centro, necessario per velocizzare l'ingresso in città senza interferire nella rotatoria, e gli interventi di completamento accessori. Le lavorazioni saranno ultimate da cronoprogramma nel mese di febbraio, quando verrà definitivamente chiuso il cantiere. E ci sarà un treno speciale dal Casentino per visitare la città del Natale di Arezzo. Vediamo il servizio. La magia del Natale ad Arezzo corre anche sui binari. È stato infatti presentato il treno speciale che venerdì 8 e domenica 10 dicembre collegherà il Casentino con Arezzo, città del Natale. È stata un po' la nostra, la chiamata alle armi, dicevo. Abbiamo cercato di coinvolgere più aziende possibili, più partner possibili, e l'FI ha risposto pronti. Le partenze da Stia sono previste alle 14.30 e alle 20.12, mentre le opportunità di rientro da Arezzo saranno alle 19 e alle 21.30. Questo è un modo concreto di poter contribuire a quella che è un grande evento come la città del Natale, e soprattutto fare in modo che il servizio di LFI attraverso la nostra controllata TFT contribuisca anche al discorso del traffico, perché l'obiettivo nostro è quello di scaricare la strada statale 71 dalla parte del Casentino, quindi sapere che esiste un treno che ti porta comodamente ad Arezzo e ti riporta in orari comodi come le 7 di sera e le 21.30 di sera di nuovo in Casentino, è un modo concreto per partecipare a un evento senza utilizzare l'automobile. I treni utilizzati per questo servizio, così come per quelli forniti da TFT, sono realizzati con materiali riciclabili al 97% ed hanno una struttura in alluminio che garantisce un ridotto consumo energetico. E sarà un servizio anche all'insieme della sicurezza. Infatti inseriremo all'interno dei nostri convogli personale di sicurezza del Corpo dei Vigili Giurati di Arezzo, proprio per avere una mitigazione e una completa sicurezza per i viaggiatori e per il personale. E parliamo ancora di Natale, ma spostiamoci a Castiglion Fiorentino, dove sarà un Natale spaziale, quello targato 2023 per la città del Cassero, a partire dall'illuminazione e dagli allestimenti del centro storico, che saranno declinati proprio a tema spazio, con pianeti, satelliti, planetari, stelle e luci ovunque. Le strade si trasformano in galassie di luce e arredi celesti, mentre Piazza del Comune ospiterà delle installazioni mozzafiato con pianeti, sole e luna. Lo spazio con i suoi pianeti saranno quindi il fil rouge del cartellone natalizio, che prenderà il via proprio da venerdì 1 dicembre con la Fabbrica del Cioccolato, laboratorio di cioccolato per bambini, e artisti di strada che invece ci saranno a partire dalle 15.30 nel centro storico fino a domenica 3 dicembre. Nel primo fine settimana ci sarà spazio anche per la solidarietà con la cena di beneficenza venerdì 1 dicembre alle 20.30 alla polisportiva di Montecchio Vesponi. E adesso passiamo alla pagina sportiva, apriamo con l'Arezzo Calcio. Domani alle 18.30 l'Arezzo torna in campo contro la Juventus Next Gen. Sentiamo le parole di mister Indiani, l'umore prepartita. È la prima volta che per me, non mi è mai successo, ma noi affrontiamo come se fosse qualsiasi altra squadra di Serie C, anzi forse con più qualità tecnica di tante altre. Però i tifosi disetteranno questa trasferta proprio perché si tratta della squadra B della Juventus. Ci dispiace enormemente perché sappiamo tutti il rapporto che ce l'hanno tre volte, sia a casa che fuori, e ripeto quello che disse l'anno scorso, giocavamo in campo neutro a Poggio Ponza a Porta Chiusa. Dissi preferivo andare a Grosseto tifosi in campo neutro a porte chiuse. Purtroppo è una loro decisione, la rispettiamo.
Che settimana è stata dopo la vittoria di Fermo, pur arrivata in maniera un po' complicata, forse più del previsto, però è una settimana più tranquilla? No, non è arrivata più del previsto, è arrivata, la prendiamo in tutte le gare difficili. Se qualcuno immaginava che potessimo fare un boccone della Fermana in casa, sbagliava di grosso, siamo stati molto bravi, non era facile. Dal punto di vista dei ragazzi invece sappiamo che ormai Corcia è fuori fino almeno all'inizio dell'anno nuovo, ha già in mente come sostituirlo? E questo è un problema grosso, perché fa seguito a Polvani, tutti infortuni lunghi e ernie, fratture, purtroppo difficile, sarà difficile anche sostituirlo, è chiaro, però speriamo di trovare la soluzione giusta. Adesso passiamo al basket, ultima trasferta del girone di andata domani per l'Amen Basket alle 21 che sfida il Computer Gross Empoli, sfida proibitiva in casa dell'ex capolista col dente avvelenato dell'ultima sconfitta. Ultima trasferta del girone di andata per l'Amen BC Servizi, che a 13 anni di distanza torna sul parquet della palestra Lazzari, ospite della Computer Gross Use Empoli. La partita è in programma sabato alle 21. Una gara da circoletto rosso per la SBA, che dovrà affrontare una delle formazioni più attrezzate del girone, che abbina provate qualità tecniche e gioventù. Attorno alla bandiera Rosselli, tornato alla casa madre dopo oltre 500 presenze in Serie A e 29 in nazionale, e a capitan Sesoldi, coach Valentino potrà schierare il capocannoniere del campionato Giannone, classe 2003, unico giocatore del girone a viaggiare sopra i 20 punti a partita ed aver superato per ben due volte quota 30. Una formazione con tante frecce da scoccare che l'Amen BC Servizi dovrà cercare di limitare, anche perché Empoli vanta al momento la seconda miglior difesa del campionato. In casa Amaranta, dopo il passo falso con Lucca, c'è grande voglia di rivalsa, consapevoli che l'avversario di sabato non è certo tra i più facili, ma allo stesso tempo uno dei più stimolanti del girone, considerate anche le sfide giocate in passato in Serie B. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale Use Basket. E in chiusura della pagina sportiva torniamo al Forum Risk Management di Arezzo, perché oggi il messaggio di una vita sana attraverso lo sport è stato lanciato dal campione olimpico Luigi Busà. Il servizio. Insomma, quale miglior modo di mantenersi in salute se non quello di praticare sport? Il vostro ovviamente oggi è quello, immagino, di un messaggio, no? A chi assisterà alla vostra esibizione, e tu sei ovviamente un esempio. Ma sì, il nostro intanto non è solo uno sport, è un'arte marziale. Quando a me è un maestro di vecchia data, no? Per la sua età, ma per la sua esperienza, e ovviamente poi anche uno sport. Io non la chiamo esibizione perché non mi piace, nel senso, ormai ci sono i canali YouTube, i social, e vedono tutti le mie gesta. Invece qui voglio proprio far approcciare i ragazzi, far provare loro, ovviamente mi metto anche io, ma far provare loro il karate, in modo che se magari gli piace poi lo possono praticare tutti i giorni, perché il karate è uno stile di vita, non diventa più poi uno sport in sé, ma veramente chi nasce karateka morirà karateka, quindi è veramente una cosa che ti fa fare la differenza nella vita. Ecco, qual è allora il messaggio che vorresti che cogliessero i ragazzi o comunque chi ti segue? Ma è quello di praticare sport. Prima ho fatto un convegno dove su 50 persone ha alzato la mano solo uno che praticava sport, e questa è una cosa molto triste, ho detto pure ai professori, va cambiato il sistema scolastico, non può essere l'educazione fisica un'ora a settimana, è veramente ridicolo. Poi dicono gli americani sono avanti, ma non sono avanti, sono magari intelligenti, hanno capito che lo sport serve, ma anche a migliorarsi a livello mentale. E niente, e poi vedere anche gente come Maestro Enzo, che comunque porta avanti palestre importanti, dojo importanti, è un responsabile veramente di... diventi padre un po' di tanti bimbi, no? quindi è questo. Maestro, insomma, un'emozione avere un campione come lui oggi ad Arezzo, però la vita di tutti i giorni poi è quella che vive lei, no? Sì, sì, certo. Dunque, noi cerchiamo sempre di riempire le palestre, le riempiamo anche in funzione loro, di ragazze come lui, che sono un esempio per la gioventù, per le nuove generazioni. L'esempio si dà non solo con la questione fisica, no? Il fatto di essere comunque un bel ragazzo, ma con la perseveranza nello sport, con tanta fatica e tanto impegno.
quindi qualcosa questi ragazzi devono sacrificare rispetto al sabato sera, piuttosto che altre cose si sacrificano per praticare uno sport sano, e noi lo diciamo in maniera trasversale perché tutti gli sport sono importanti. E quindi Luigi è testimonial non solo del karate ma di tutti gli sport in genere, infatti ha fatto un perfetto riferimento a quello che è lo sport nella scuola oggi, che va insomma comunque cambiato. E questa era anche la nostra ultima notizia, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.